Buongiorno, mi sono appena docciato, infatti ho ancora i capelli bagnati, ma comunque, oggi, visto che domani è Halloween, andrò a tagliare un po' di zucche. Dove? Lo vedrete fra poco. Probabilmente farò un unico vlog di 2 giornate, quella di oggi e domani che è Halloween, perché oggi le svuoteremo solamente le zucche, ma domani creeremo. Ogni tavolo al Mastiff Café farà una zucca, poi ci sarà una valutazione e un vincitore. Io la farò insieme a Pisellino, vediamo un po' che ne viene fuori. Si va. Questi giorni non ho vloggato molto perché sono stato influenzato, quindi non era un bel spettacolo riprendermi a lei. Ma adesso ci riprendiamo. Già sei pronto? Prima. Buongiorno. Aspettate. Bazooka. Malamente. Non è piuttosto zucche per Aulin, ma lei capo domani. Ok, abbiamo appena finito di svuotare le zucche e adesso ci rinfreschiamo, no? Guardate cosa lascia vicino alle mani la zucca. Oh yeah ragazzi! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah. Buongiorno a tutti gli aracnofobici! Ti guardi che fa? Sì, voglio la birra! Cazzo fa? Roberto J. Moffa, seguitelo! Io solo comano cano. Cano. Agli, mi raccomando, non mangiate assai. No, non mangio assai. Ciao a me. Ciao. Non ci sarà mai per pranzo. Omelette. Vediamo com'è l'interno. Per l'impasto uova, parmigiano, sale e pepe. E poi un po' di parmigiano per creare una leggera crosticina. Ormai le giornate si accorciano sempre di più. Sono le 5 e un quarto e già buio pesto. Domattina mi incontrerò con Pisellino per fare un breve briefing su come abbellire o imbruttire la nostra zucca. Ho già qualche piccola idea su come abbellire, tra virgolette, la nostra zucca. Speriamo che sia una buona idea. Ne parlerò appunto con Giorgio. Ha dato tutti i compiti in mano a me. Ha detto, vedi, tanto tu tieni la fantasia. Sì, la fantasia. Vabbè, ma non demordo tanto. Per fortuna c'è YouTube. Al massimo guarderò qualche video. Buongiorno. Allora, ieri sera non ho più fatto delle clip perché mi sono addormentato. Stasera facciamo una bella zucca. Nel pomeriggio incontrerò Giorgio e decideremo che zucca fare. È ora di pranzo. Ce la mettiamo una bella ricettina in questo vlog? Che ne dite? Sì, ok, ho capito. Va. We'll be right back.
out of sight. Long way so thin, say it again. Scacciato. Make that money, throw it in. Booty bouncing, don't hit. Faccio rosolare per bene la carne e poi la copro. Basta una fiamma e lascio cuocere per 3-4 minuti. Arrotolare e mangiare. Porca b***a, come cosa? Delicious. Una pelica. Buonasera. Ragazzi, sta iniziando a diluviare. E ci vediamo là. Grazie, ciao. Allora, qua abbiamo un pisellino, ma abbiamo avuto un po' di difficoltà nel scegliere. Ah sì, la zucca. E adesso vediamo un po', ma secondo me già siamo i vincitori. Vincevo noi 2 litri di birra, signore. Due. Birra bella, bella, birra bella, bella, bionda, bella, bionda, 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 bella, bionda. Una bella pausina, poi ci facciamo un bel buffettino, poi ci facciamo una bella birrettina. Maru, com'è? Tutto bene? Tutto bene, sì, tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Tutto a bere? Tutto bene, tutto bene. Finito, finito. Scatenato. Questa cosa qua. Abbiamo vinto! Oh yeah ragazzi, a cucuz. Abbiamo vinto ragazzi. Ma sti cazzo. Sti cazzi. Sì. Abbiamo vinto. Vince il cimitero Marchetto 1980. Serie A. Allora qua è successo un fatto increscioso. Increscioso. Che praticamente nonno Elio si è rotto il braccio ma ancora non va dal medico. Allora questo brindisi è per i campioni della serata e i vincitori della gara di zucche della serata. Alberto e Giorgio. Ole! Salute! Grazie di tutto! Grazie! Grazie! Allora ragazzi, questo vlog finisce qua e dunque siamo dei campioni. Troppo forti. Troppo forti, troppo. Ah, boh, ma Giorgio da la cucuzza apposta da coach. E allora buonanotte ragazzi. Buonanotte. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. Lasciate un like. E viva la birra. E viva la birra.